Bentrovati a tutti a questo nuovo aggiornamento sulle news economiche. Bentrovato Claudio. Ciao, buonasera a tutti. E la nostra apertura è dedicata al decreto rilancio, in realtà a quello che possiamo immaginare del decreto rilancio, perché da Palazzo Chigi continuano ad assicurare che tutti i nodi politici sono stati sciolti, però il rinvio del Consiglio dei Ministri fa pensare che appunto slitterà ancora. Claudio, a che punto siamo? Ma direi che stavolta ci siamo davvero, c'è stato ancora un rinvio dalle 14 alle 17 del Consiglio dei Ministri, ma non più sembra, non più legato a divergenze politico-ideologiche, ma esclusivamente a motivazioni, il dover ricercare le ultime coperture per quanto riguarda questa manovra, questa maxi manovra da 55 miliardi di euro che si aggiungono ai 25 della precedente. Dovrebbe essere, diciamo, veramente sul momento di uscire il decreto. Si sanno, si circolano le bozze aggiornate. Adesso darò alcune indicazioni di ciò che dovrebbe essere il contenuto definitivo e confermato, ormai questo era chiaro, che si tratti di una normativa monstro come peso proprio in chili di pagine, oltre 400 pagine, quasi 300 articoli. È presumibile che nei prossimi giorni, nelle pieghe dei vari commi, eccetera, ci trovino poi delle sorprese. Quindi per diversi giorni ci sarà modo di annunciare quelle che sono le decisioni del governo. Sicuramente non invidio coloro i quali dovranno leggersi per l'ennesima volta queste centinaia di pagine, alla fine anche dal punto di vista informativo, per comunicarlo all'opinione pubblica. La bozza che abbiamo reperito, aggiornata alle 13, è quella che contiene anche la soluzione del problema della regolarizzazione dei migranti, che è quella che ha suscitato i maggiori ritardi nella trovare un accordo all'interno della maggioranza. L'articolo 110 bis parla di emersione dei rapporti di lavoro, prevedendo che nei settori dell'agricoltura, dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico, gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto possono chiedere ne possono chiedere uno temporaneo della durata di 6 mesi. In contemporanea può essere dichiarato un rapporto di lavoro irregolare, anche con i cittadini italiani in questo caso, oppure può essere concluso un contratto di lavoro subordinato. La presentazione dell'istanza di regolarizzazione comporta il pagamento di un contributo di 400 euro. Il discorso delle coperture tecniche, appunto, ha portato via ancora un pochino di tempo, però dovrebbe essere tutto, le macro misure dovrebbero essere tutte definite. Infatti il Ministero dell'Economia assicura che non ci sono problemi sulle risorse. Il decreto stanzia 5 miliardi per la sanità e la sicurezza, consentendo l'apertura di 3.500 nuovi posti letto in terapia intensiva e oltre 4.200 in semi-intensiva, per un costo di 1,4 miliardi. È chiaro l'azione preventiva rispetto a un possibile ritorno autunnale dell'emergenza. Il potenziamento dell'assistenza territoriale e quasi 10.000 infermieri assunti comporterà la spesa di 1 miliardo e 2. Il finanziamento del Fondo Emergenze Nazionali comporta una spesa di 1 miliardo e mezzo. Le misure fiscali ammontano a 2 miliardi. 2 miliardi e mezzo sono i fondi destinati al turismo e alla cultura. Veniamo alle imprese, argomento a cui ovviamente teniamo in modo particolare. Il pezzo forte è confermato essere la cancellazione della rata IRAP di giugno per le imprese fino a 250 milioni di euro di ricavi, che dovrebbe far risparmiare quasi 2 milioni di imprese a quasi 2 milioni di imprese o almeno 4 miliardi di euro. Sempre per l'azienda arriva un credito d'imposta del 60% per i canoni di affitti pagati dalle imprese fino a 5 milioni di ricavi o che abbiano subito una perdita fino al 50% del fatturato ad aprile. Sempre per le piccole imprese, cioè fino a 5 milioni, arriva un meccanismo di contributi a fondo perduto con quote variabili a seconda del fatturato. In estremis è stata introdotta una detrazione del 30% per gli aumenti di capitale nelle imprese con fatturato compreso fra 5 e 50 milioni. Ci sono poi 2 miliardi stanziati per l'adattamento dei locali aperti al pubblico, questo sappiamo cosa significhi, le problematiche relative appunto a quando la fase 2 andrà avanti e consentirà ai locali la riapertura. Ci sono 12 miliardi di liquidità assicurate agli enti locali
per il pagamento tempestivo dei propri debiti nei confronti dei fornitori, anche questo è piuttosto rilevante, l'azzeramento dell'IVA per i dispositivi di protezione individuale, l'allungamento della cassa integrazione per circa 10 miliardi e lo stanziamento di 4 miliardi e mezzo per le indennità di autonomi, co-co-co, stagionali, artigiani e commercianti, 500 milioni per il sostegno a colf e badanti e viene confermata la cancellazione delle clausole di salvaguardia IVA per gli anni futuri e l'innalzamento, e questo è molto atteso dalle aziende di costruzioni edili, dell'eco bonus e del sisma bonus al 110%, mentre il bonus facciata resta al 90%, con la contestuale cedibilità alle banche. Concludo dicendo, dando anche una notizia non proprio legata, non per nulla legata al decreto rilancio, ma che però è estremamente positiva, sono emersi da pochi minuti i dati sull'andamento del contagio in Piemonte, sono molto molto positivi, 938 guariti e solo, troppi ma comunque solo, 169 nuovi positivi. Vuol dire che forse davvero andiamo verso anche una riapertura più ampia per quanto riguarda le nostre aree. Finisco con quello che forse è una battuta, ma che lascia un pochino, come dimostra come a volte i tecnici possano, partendo da giuste motivazioni, possano inavvertitamente scadere nel ridicolo. Ho trovato il documento tecnico di balneazione sfornato dall'INAIL, che dice praticamente, aperte virgolette, che i bagnini dovranno valutare, in caso di soccorso di una persona, dovranno valutare il respiro soltanto quando soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca dell'attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima. Vuol dire che si potrà forse salvarsi dal virus, ma si morirà annegati. Mamma mia, grazie Claudio, sicuramente c'è da riflettere. Tema del lavoro, Confindustria durante la video audizione con il Senato sulle ricadute occupazionali legate all'emergenza Covid non ha dubbi, è indispensabile intervenire sugli ammortizzatori sociali. L'emergenza ha mostrato in questi mesi la non completa adeguatezza della rete di protezione sociale del nostro Paese, ha sottolineato Pierangelo Albini, direttore dell'area lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria durante la video audizione. È necessario intervenire sul sistema degli ammortizzatori sociali per rafforzare la diga a difesa della nostra economia di fronte a situazioni di crisi come lo è questa. In questo quadro, peraltro, opera il divieto di licenziamento ed è quindi necessario che il governo tenga adeguatamente conto di questa relazione. Questione delicata e spinosa è infatti l'allineamento tra il divieto di licenziamento che pare previsto fino al 15 agosto e la fine della cassa integrazione per Covid che potrebbe già esaurirsi a giugno. Altro tema basilare è quello della salute e della sicurezza. Il rispetto delle norme resta fondamentale ed è per questo che occorre un impegno da parte del governo per assicurare alle imprese piena disponibilità dei dispositivi di protezione individuale. Le norme a tutela del lavoratore lasciano inoltre molta incertezza circa la responsabilità civile e penale del datore di lavoro che deve essere accertata e che quindi bisogna circoscrivere. Ora torniamo su una news di grande impatto sicuramente territoriale, una notizia e un evento su cui Confindustria con gli imprenditori si è battuta molto. È atteso infatti per domani il sì del CIPE per il completamento della Cuneo Asti, fino ad oggi la grande incompiuta tra le autostrade del nord. 15 mesi fa l'allora ministro dei trasporti Toninelli, in visita sul troncone insieme al premier Conte, aveva dato per certo questa riunione entro aprile 2019, purtroppo è passato più di un anno, ma ripercorriamo con te Claudio quelle che sono le tappe fondamentali di questa autostrada. Grazie Chiara. Sì, Asti Cuneo in particolare, quindi c'è un discorso anche soggettivo, è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ne scrivo, dicasi, dal 1986 e questo sappiamo tutti, ma insomma anche dal punto di vista personale ha un certo qual significato. Vi leggo un titolo: il CIPE dal via libera all'Asti Cuneo, possono iniziare i lavori. È il titolo di oggi? No, è il titolo che è uscito su tutti i giornali il 1 agosto del 2019. Peraltro il 27 aprile del 2018 il titolo era Asti Cuneo, l'Europa dal via, i lavori possono partire. Speriamo che i titoli che vedremo domani, dopodomani, dopo la riunione del CIPE, stavolta si possano confermare, ma è una storia che va avanti da
decisamente troppo. Io seguii personalmente a Torino la firma del protocollo d'intesa fra il Presidente del Consiglio Amato e il Presidente della Regione Enzo Ghigo, nel quale si predisponeva un cronoprogramma tassativo per il quale l'autostrada sarebbe stata aperta e completata 10 anni fa. Siamo ancora qua, c'è lo scandalo del troncone che tu, Chiara, hai citato, nel nulla, in territorio che sbuca nel nulla nel territorio di Cherasco. Potremmo esserci davvero stavolta perché sono stati superati gli ultimi intoppi. Il CIP, appunto, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, si riunirà domani per dare un via libera definitivo. Darà il via libero definitivo, non mi addentro nelle schermaglie tecniche che hanno fatto sì che siano stati persi a diversi altri mesi, darà comunque via libero diciamo, la procedura prevista dal ministro Toninelli, il quale aveva capovolto quella del suo predecessore Delrio e che il successore di Toninelli, Paolo De Micheli, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intendeva a sua volta cambiare per tornare a quella di Delrio. Sembra che in realtà con alcune modifiche vada avanti l'ipotesi Delrio, vuol dire soprattutto dal punto di vista pratico che ciò che era stato detto che occorresse, cioè l'ok dell'Unione Europea non è più stato ritenuto valido, quindi è stata ritirata anche la domanda che era evidentemente fuori luogo, la richiesta di opinione da parte di Bruxelles e quindi ci dovremmo essere. Gli ultimi intoppi, ma anche quelli precedenti, sono dovuti, diciamolo francamente, a divergenze ideologico-partitiche che purtroppo hanno poco a che fare con gli interessi della collettività. Ma questo non è certamente una novità. C'è da dire che forse una volta queste cose accadevano meno alla luce del sole, ma l'effetto, era poi lo stesso. Stavolta crociamo di nuovo le dita e speriamo che questo nuovo titolo, i cantieri possano riaprire per questi 9 ultimi chilometri mancanti dell'Asticuneo, veramente aprano e aprano in fretta. Cresce il numero delle attività che potranno accedere al contributo a fondo perduto della Regione. Le nuove misure prevedono ulteriori 15 milioni di euro che portano a 116 milioni il fondo del bonus Piemonte per sostenere le attività colpite dal lockdown. Nello specifico, alle 37.000 imprese del commercio e dell'artigianato e alle oltre 10.000 attività del commercio ambulante si aggiungono con questa ulteriore previsione 11.000 attività. Bonus da 1.500 euro per cartolerie, librerie, negozi di abbigliamento, tessuti, calzature ed altri, 1.500 euro anche per le agenzie dei viaggi e i tour operator, mentre per le guide turistiche sarà prevista una specifica misura del piano Riparti Piemonte. 1.500 euro anche per i cinema piemontesi, per gli organizzatori di eventi, per le scuole guida, bonus da 1.000 euro tra gli altri per i negozi di ottica, di fotografia, scuole di lingua e circoli ricreativi. Il bonus Piemonte, lo ricordiamo, è uno dei pilastri del Riparti Piemonte, il piano da oltre 800 milioni di euro con cui la Regione sosterrà la ripartenza di imprese e di famiglie nella fase 2. Il bonus Piemonte nelle sue tranche da 88, 13 e 15 milioni di euro, grazie alla disponibilità dei capogruppo del Consiglio regionale, è approdato già oggi alla Commissione bilancio convocata in sede legislativa e si profila quindi un iter piuttosto rapido per la sua discussione e approvazione. Sarà poi molto semplice anche la procedura per accedere ai bonus. Tutti gli interessati riceveranno da Finpiemonte una comunicazione via PEC per indicare il conto corrente su cui ricevere il contributo a fondo perduto che verrà accreditato nell'arco di qualche giorno. E ora una notizia che è stata riportata dai principali media di oggi, ossia la notizia di un imprenditore vittima di usura. Sicuramente un tema purtroppo molto caldo su cui bisogna portare, fare una grande riflessione proprio per evitare che la criminalità possa approfittare di questo momento, Claudio. Sì, è una notizia, la citiamo anche perché è prossima a noi territorialmente. Ad Asti sono stati effettuati 6 arresti per un giro di usura che ha coinvolto degli imprenditori colpiti dagli effetti delle misure di confinamento anti-coronavirus. Sottolineo solo il discorso confinamento perché è il termine che viene usato per esempio in Francia, noi abbiamo scelto lockdown, ma in italiano sarebbe confinamento.
Questa notizia, la stampa, il quotidiano La Stampa, l'ha affiancata a un'interessante e anche preoccupante intervista, ampia intervista a Nicola Gratteri, ben noto procuratore della Repubblica di Catanzaro. Ne sintetizzo alcuni contenuti piuttosto significativi. Gratteri afferma che la 'Ndrangheta è una delle aziende italiane più solvibili, che le mafie in generale hanno una liquidità sterminata, che sono pronti, anzi che devono investire, e quindi presumibilmente, dice Gratteri, avranno modo di fare shopping in attività commerciali attraverso prestanome, approfittando della crisi grave che si sta delineando per moltissime di queste attività. Secondo il procuratore, rileveranno locali di prestigio, agiranno soprattutto nei settori della moda e della cucina, cioè del made in Italy, e nel giro entreranno anche ristoranti, bar, il settore alberghiero ricettivo, ma anche parrucchieri e barbieri. La frase finale, prima ancora dice, che specifica che a differenza degli usurai classici che estorcono denaro ai debitori, le mafie praticheranno addirittura interessi in alcuni casi concorrenziali con le banche, perché a loro interessa poi rilevare quelle attività per trasformarle in lavatrici per i fondi sporchi di cui immensi fondi sporchi di cui dispongono. La conclusione di Gratteri è veramente preoccupante, perché lui afferma che se, come dovrebbe essere, come speriamo sia, potremo uscire fuori dall'emergenza sanitaria anche abbastanza a breve, secondo lui non riusciremo a sconfiggere le mafie perché molti ancora oggi non riescono a coglierne la pericolosità e la capacità di alterare le regole del mercato, della democrazia e della politica. Bene, a questo riguardo mi sembra doveroso ricordare, richiamarmi all'appello che oltre un mese fa il presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola, ha rivolto agli associati. Lo ha fatto invitandole a fare il possibile perché ognuno faccia il possibile perché non si interrompa la catena dei pagamenti. Sappiamo tutti che la situazione sta diventando veramente pesante, quindi è ovvio che non è così semplice rispettare questo impegno, perché le conseguenze del confinamento sono evidenti a tutti, ma forse proprio per questo, per le conseguenze che sono legate alla malavita, alla possibile infiltrazione della malavita, diventa anche una questione etica di straordinaria portata. Diciamo che per quanto possibile riuscire in qualche modo nella nostra zona, che è comunque, diciamo, tra le aree più salvaguardate da questo punto di vista, contribuire a evitare le infiltrazioni della malavita, delle mafie nel sistema economico è anche appunto un impegno etico che, ove possibile, bisognerebbe cercare di portare a buon fine. Assolutamente sì. Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le proprie FAQ relative all'emergenza da Covid-19. L'aggiornamento riguarda la possibilità o meno di differire l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto legge Cura Italia. Il Ministero del Lavoro fa presente che tale attività, non si può differire al fine di evitare la messa in pericolo di beni di prima importanza come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito due video illustrativi sul protocollo stipulato tra le parti sociali. I video mostrano le regole per entrare in azienda e le regole di accesso dei fornitori esterni nella fase di graduale riapertura delle attività. Entrambi questi aggiornamenti, come molti altri, li trovate sempre ovviamente sulla nostra pagina, nel nostro sito. È il momento di ripartire, è il messaggio che abbiamo invitato le nostre imprese associate a condividere con noi. Questa sera in questo video vi mostriamo il Yuki, questa startup albese che è un tour operator e quindi valorizza le bellezze del nostro paese. Ci presenta il video Paolo Taricco, CEO di Yuki. Buonasera, sono Paolo Taricco, CEO di Yuki. Yuki è una startup innovativa albese, un tour operator legato ai territori italiani. Yuki offre ai turisti proposte di viaggio su misura, create da esperti locali in base alle esigenze e aspirazioni degli utenti, valorizzando quei luoghi inesplorati, tipici del nostro paese, ed incentivando soprattutto il turismo esperienziale
e le mete di prossimità, nonché le soluzioni non affollate, tranquille e lontane da assembramenti. Il turismo in Italia, parliamo del più bel paese del mondo, va incentivato, valorizzato e promosso dopo questo tsunami legato al Covid-19. Torniamo quindi a viaggiare in un ecosistema unico nel suo genere. Ci basta infatti aprire la porta di casa per ammirare paesi mozzafiato, dalle montagne, passando alle colline, fino al mare cristallino che bagna la nostra penisola, le nostre coste, fra storia, passione, arte e cultura, e soprattutto enogastronomia. È il momento quindi di ripartire, e noi lo vogliamo fare attraverso questo breve video che è simbolo dell'italianità nel mondo. Scoprite tutto questo con noi su www.yuki.com. È il momento di ripartire. Abbiamo la fortuna di vivere in Italia, il paese più bello del mondo. Ci basta aprire la porta di casa per ammirare paesaggi mozzafiato, tuffarci in un mare cristallino, avventurarci lungo percorsi spettacolari, immergerci in secoli di storia e in città proiettate nel futuro. Scoprire i grandi artisti del passato, quelli contemporanei e i maestri del design. Possiamo soggiornare in luoghi unici, nelle più belle località di mare e di montagna, in città d'arte o in antichi borghi. Vivere esperienze indimenticabili tra sport, natura e divertimento. Gustare una gastronomia che non ha eguali, per strada, in un'osteria o in un ristorante stellato. Perché siamo maestri nell'ospitalità. L'Italia è tutto questo e anche molto di più. Scoprila con noi. Yuki Travel Experience. E grazie Paolo Tarico per questo bellissimo messaggio. Proseguono i seminari online, tutti con inizio alle 16.30 per accompagnare gli associati di Confindustria Cuneo in questa fase 2 di ripartenza insieme agli esperti dei pool di Confindustria Cuneo. Domani, giovedì 14 maggio, si affronterà il tema della pulizia e della sanificazione nei luoghi di lavoro. Venerdì 15 maggio sarà spiegato il bando buono interessi per l'abbattimento degli interessi sui finanziamenti di PMI e lavoratori autonomi. Disponibile online anche le registrazioni dei seminari che si sono già effettuati, l'iscrizione è online sul sito uicuneo.it. Venerdì inoltre alle ore 10 appuntamento con il webinar Il Business Plan al tempo del Covid, come costruire le previsioni e presentarsi alle banche. Questo è un approfondimento organizzato da Asso Lombarda riservato alle aziende di Confindustria Cuneo che abbiano attivato il servizio BancoPass. Per ogni informazione potete rivolgervi anche alla mail confindustriacomunicazione@uicuneo.it. Per il momento è tutto, grazie Claudio. Grazie, tengo le dita incrociate per la Ticuneo personalmente. Certo che sì, anch'io. Buona serata a voi.